di te verrà eliminata, farò un video dove scriverò: ve l'avrò detto, punto giraffe, almeno posso vendermi questa piccola soddisfazione. In caso contrario, nel caso il Dalai vincesse l'europeo, avrò sbagliato, sì. Farò un video che si chiamerà "Avevo sbagliato leoni" e niente, solo questo. A quanto pare, alla fine, l'Italia ha vinto. Mi sono sbagliato. Sapete, non pensavo di sbagliare, perché io ieri mi sono visto la finale e quando Shaw ha segnato al secondo minuto, ho pensato, va bene, ora l'Inghilterra la terrà in questo modo. L'Inghilterra l'ha tenuta in quel modo e ha subito un gol. Un gol davvero che più brutto non c'è mai. Ecco, è pur sempre una finale degli europei. Un gol è un gol. Te ne strafreghi se è brutto. Sì, e niente. E quindi io mi sbagliavo. Alla fine l'Italia ha vinto l'europeo e ha dato la prova che effettivamente è una nazione forte. Ora, non so se da voi la gente ha messo le bandiere dell'Italia ovunque, ok? Però mamma mia aveva detto che tipo noi avevamo pure una bandiera e quindi volevo unirmi al trend e metterla sul balcone. Non riusciamo a trovarla, però abbiamo trovato il bastone per appenderla. E se voi vedete alla mia destra, che cosa trovate? Esattamente, pensavo di togliere la bandiera da lì e piazzarla sul balcone, però poi ci siamo resi conto che era un po' una cacchiata. Godo, se esistete godo, perché alla fine gli inglesi hanno perso a Wembley. A Wembley? Sì, a Wembley. Il che è bellissimo, battere i tifosi inglesi in casa inglese sotto la curva degli inglesi. Proprio il massimo che tu ti puoi aspettare, davvero. No, e poi ho visto gente tipo su internet che si era già fatta i tatuaggi di It's Coming Home, tutti i 2020. Davvero bellissimo, cioè, sono felice per l'Italia, ma al contempo sono triste che avevo torto. Perché non esiste una roba tipo l'agnosticismo per queste cose? Comunque, ragazzi, io oggi ho aperto TikTok per 3 secondi e i primi 5 video erano il rigore che ha sbagliato Saka. Cioè, ho capito che è un trend, però calmatevi, calmatevi. Perché, sinceramente, non penso che se uno vede sempre la stessa cosa, bestia, alla fine dice ogni volta: "Oh, che bello! Oh, che bello! Oh, che bello!" Oggettivamente, come puoi pensare che facendo in questo modo i tipi ti lasciano like, dannazione? La parte più bella, proprio quella più bella, sono stati gli inglesi che prima della partita hanno fatto video come su TikTok, perché qua su YouTube non c'è molta. Come posso dire? Non ci sono molti giovani che fanno robe come le mie dove parlano di cose, ok? Ma io se ci sono non li conosco. E niente, no, e molti avevano detto, cioè, o meglio, avevano fatto dei video, come ricordo di averlo visto ieri da un tipo che si chiama Jack, pure fra i miei followers, e siamo amici su TikTok, che è essenzialmente questo. Allora, portatela a casa per queste persone. Schermata nera. No, meglio, schermata nera dove c'era la scritta. Poi si passa a infermieri e medici, che era giusto. Netturbini. Un ristoratore, va bene. Un cuoco, perché ci sta, dai. Sì. E poi altre cose. Però i netturbini mi hanno fatto un po' ridere a me. Certo, ovviamente io avendo il profilo di TikTok, che praticamente in inglese, non potevo non fare un video dove: "Ah, portatela a casa", perché sì, perché mi andava essenzialmente. E dentro tutto solito era per dirvi: seguitemi su TikTok, per favore. Per favore, sono bravo a editare le cose, ma qui non lo faccio vedere perché sono
sono video lunghi, non puoi editare tantissimo. Nel senso, perché con i video lunghi tu rischi sempre di overeditarli. Con quelli corti non è mai overeditato. Ah, poi per non... Lo so. Poi per non parlare di tutte le persone scese in piazza, davvero, io sono rimasto a casa perché ero stanco e perché ero in pigiama e di andarmi a cambiare non c'avevo voglia, proprio zero. Ho detto, vabbè dai, non me ne può fregare di meno, quindi andiamo. Andiamo a letto. Più che altro mi sveglio la mattina, apro Instagram, ovvero oggi, apro Instagram. Le prime 9 storie erano di gente che vedeva le persone fare esplodere bottiglie in strada. Festeggiando però, perché ragazzi, finché festeggi è tutto lecito. Ok, ricordatevi questa cosa. Dannazione. No, però ho trovato una storia di un tipo inglese che a me sta particolarmente simpatico. Che è essenzialmente questa. Sai, più che altro la cosa che mi chiedo io era perché volevi dare un pugno a un microonde? Esistono i sacchi da box. Il microonde ti farebbe pure male. Ragazzi, il video è finito qui, se vi è piaciuto lasciate like al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!